Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Aerotrack Simulator 2. Allora, c'è stato un aggiornamento dopo l'evento per la costruzione del ponte di Genova. Hanno aggiornato e hanno messo il nuovo ponte di Genova. E noi adesso andiamo a vederlo. Infatti ci troviamo a Bastia, sì, in Corsica, e stiamo andando appunto a vedere questo famoso ponte. Sicuramente già l'avete visto dalla copertina del video, ma noi ci passiamo proprio sopra adesso, spero. Andiamo. Uillala. Ok ragazzi, io ci faccio in questi giorni, farò un esperimentino, un video esperimento, perché ho visto la configurazione mouse tastiera, nel senso che il mouse viene usato come sterzo, come volante. Io non l'ho mai fatta sta prova. Vediamo un po' come. Allora, dai video è come usare un volante vero e proprio. Però, boh, però non so assolutamente come mi troverò, anche perché devo usare per forza maggiori cose WASD, e io sapete che con la combinazione WASD ci vado proprio. Allora, questi mettono la freccia a sinistra, a destra voglio dire, e camminano, però non è che girano, mettila più avanti la freccia. Perché così che tu mi fai capire che tu stai girando a destra lì. Voglio dire. Signori, un po' di. Un po' di cervello, grazie. Ah, ragazzi, come sapete, è uscita la beta 1.38 di American Truck Simulator. Non so assolutamente cosa fare. Nel senso che fatemi sapere se volete il video. E ragazzi, è cambiato, non dico il mondo, perché non è come cambiare il motore grafico assolutamente, però è cambiato molto la grafica con quell'impostazione che hanno messo grafica. Veramente è cambiato moltissimo. E poi il restyling che hanno fatto a Las Vegas è eccezionale, ragazzi. Veramente, veramente eccezionale. Perché hanno inserito alcune strade, hanno aggiornato l'intera vena stradale e autostradale di Las Vegas e verso Las Vegas. Hanno aggiunto appunto una nuova strada che poi da centro si collega al futuro DLC, che non è Utah, che non è Idaho che uscirà quest'estate, ma sarà Colorado proprio il prossimo, e quindi hanno aggiunto appunto questa strada. E eccoci qua ragazzi. In tutto sto macello non vi ho detto che cosa stavo trasportando, ve lo dico subito. Processori per computer, ragazzi, quindi se avete bisogno di un Intel i9, i7, i5 oppure AMD Ryzen, me lo dite, io ve lo metto da parte. Meno male che mi sono fermato. Vai lupetto. Che facciamo? Sei un cretino, lo sai. Lo sai che sei un cretino, eh? Ok. Speriamo di arrivare alle 5 di mattina, arriviamo con buio. Oddio, quasi l'alba. Se noi però andiamo lenti qua,
Può darsi che arriviamo alle 6. Sono sempre 400 km da fare. Quindi. Hai voglia. Ah, ho visto anche qualche aggiornamento di Euro Truck Simulator 2. Stanno facendo restyling. Pian piano stanno facendo restyling di quasi tutte le città. E questo è un bene, perché significa che la SCS ha veramente intenzione di aggiornare continuamente i suoi due giochi. E attualmente sono gli unici giochi che ha attivo la SCS, quindi è un bene che anche dopo 8 anni Euro Truck e 4? Sì, 4 anni American Truck, la SCS comunque vuole tenere sempre aggiornato fresco fresco i suoi due giochi, e che la cosa è molto positiva. Non credo che ci siano software house che supportino i loro giochi per tutto questo tempo, ecco. Non credo assolutamente. A parte World of Warcraft, ma quelli sono espansioni che escono. Il gioco è uno solo, però fanno milioni e milioni di espansioni, ma quella è un'altra cosa, ovviamente. E costano anche un botto le espansioni per quanto riguarda quel gioco. E vabbè, la Blizzard ha il suo bel tornaconto, quindi ci sta, Ragazzi, se riesco, il prossimo video, quello di American Truck Simulator, cercherò di farvi un viaggio proprio da Las Vegas e il centro. Vediamo un pochettino. È un po' lunghetto da fare, quel viaggio. Però vediamo un po' di organizzarci. Ragazzi, sapete cosa faccio? Cambio le impostazioni e metto tastiere e mouse. Un attimo su. Che bello. Che figata, ragazzi. Che figata, sul serio. No, aspetta, che fa? Niente, io WASD proprio lo odio. Piano. Che figata assurda, ragazzi. E non l'avevo considerato questa impostazione. Assolutamente no. Io WASD proprio lo odio. Ah, ecco, ha proprio 0.0. Ah, bene. Ah, vero, sto sterzando con il mouse, giustamente, con la A proprio. Io ho voglia di cliccare su A. Su A e D. Lo facciamo adesso, dai, lo sperimento. Sperimentiamo. Sì, ma devo... Mi devo abituare. Perché non è facile fare solamente con due. Poi se si ha un mouse asino. Wow. E voilà. Mettiamo
Che figata, ragazzi. Cruise control, dove vai? Oh madonna. Super concentrato, ragazzi, perché sì. Occhio. Io anche a buio sto, eh. Senza se e senza ma. Però è una figata assurda, ragazzi, stessare con i mouse. Scusi. Se la tampono. Mi scusi, eh. Oh, dove vai? Ma sto usando il mouse, quindi mi perdoni. Ah, ragazzi, poi dopo vi faccio vedere come fare per impostare. Verso Nizza, sì, dobbiamo uscire. Per impostare la sterzata con il mouse. È facile. Molto facile. Piano. Ah, 80. Dai, mettili a 80. Bravo. Bravo, ragazzi. Perché è facile, perché una volta impostato il mouse, il cruise control, cioè una volta impostato il cruise control, praticamente dovete solamente giocare con il mouse, con lo sterzo, sterzare appunto con il mouse. È una figata, è una bella esperienza, dai. Magari se ci faccio la mano potrebbe risultare molto più comodo al pad. Adesso vediamo. Il pad ovviamente lo userò in parecchi giochi che io ho e che purtroppo con la tastiera non è che sia una cosa, come Assetto Corsa, come Project Cars, come altri titoli ovviamente. Occhio. Sì, però che è successo? Ok, ragazzi, abbiamo passato il punto critico. Non so che cacchio è successo lì, in quel punto. C'era il posto di blocco, non lo so, forse qualche hitbox. Ma io non voglio credere assolutamente. Io adesso in fase di editing poi vado a vedere, ovviamente, perché voglio rendermene a meno conto di cosa cacchio è successo, perché... O ho preso io qualcosa che in quel momento non ho visto. Oh boh. Fatto sta che abbiamo fatto il 100% di danni a camion. Vabbè, quello l'abbiamo riparato e va bene. Ma al rimorchio e al... Io metto sulla destra completamente. E al... E al carico quello non lo possiamo riparare. Quindi ci pagheranno zero. Abbiamo fatto una cosa a vuoto. Vabbè, comunque. È giusto per farvi vedere il nuovo ponte di Genova, ecco. Tutto qua. Spero ci passiamo sul ponte, ma dovremmo passarci per forza, penso. E spero. Siamo a 130 km dall'arrivo. Magari, ragazzi, facciamo una cosa. Il prossimo... eccolo qui, questo è il nuovo ponte, eh. Questo è ponte. No, questo non è ponte, no. No, 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 assolutamente no. Falso allarme, ragazzi, falso allarme, non mi preoccupare. Ho sbagliato io. Dai. Dai. Apri sta cazzo di sbarra. Puttana Eva.
Comunque, ragazzi, ci siamo, abbiamo fatto anche con un minimo di di imprecisione. Ma ce l'abbiamo fatta, dai, tutto sommato. Abbiamo fatto un bel viaggione da 500 km con il mouse come volante. E devo dire che è stata un'ottima esperienza. Qua è Torino. A destra si esce a Torino. Alla 6, a 6 come 6. E più avanti dovrebbe esserci, appunto, dovremmo passarci sul ponte adesso. La 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 la
Eh sì, qua era chiusa la strada. Eh già, qua era chiusa la strada. O è più avanti che era chiusa? No, più avanti, sì, qua. Questa, sì, questo tratto qui era chiuso. Non si poteva andare. Adesso si può. Ora si può, si può. Nessuno? Mi sa che non ci andiamo sul ponte, eh? Ai 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 ai. No, non ci andiamo sul ponte. Questo. Vabbè, ragazzi. Vi volevo portare, passare appunto sul ponte, ma non è possibile. Non è possibile. Perché? Boh. Ah, perché noi dobbiamo andare dritto. Dobbiamo andare dritto di là. Ok. A meno che non siamo già passati, io non me ne sono accorto. Mi pare strano. Mi sembra molto strano. I caramba. Mo ti voglio le manovre. Ma la prima. Troppo di fretta. No, di qua non viene mai nessuno. Anche perché non può venire. Ok, buongiorno. Dov'è? Di qua? Sì, lì. Oh, adesso facciamo il parcheggio con il mouse. Ui, piano, piano, imbecille.
Sì, io clicco, che clicchi? No, che cazzo fa? Ok. Oh, l'aveva preso? Wow. Ragazzi, l'aveva preso. Va bene, ragazzi, l'ha preso. Adesso siamo noi che l'abbiamo preso in quel posto. Lo so, spericolato, grande così. Che cacchio è successo? Io sinceramente non lo so. Vabbè, ragazzi, andiamo per il suo cacchio di ponte. Oh, ragazzi, eccolo qui. Eccolo qua, questo è il nuovo ponte. Che va a Genova. Che passa su Genova. Io credo che sia l'unico. No, aspettate. Non può essere questo. È questo? Eh sì, io credo proprio di sì. Ragazzi, io credo proprio di sì che sia questo. No? Però Genova è ancora scoperto, eh? Aspettate. Voglio essere sicuro. Questa è la rotonda che va qua. E poi va in autostrada. Giusto? Sì, ok. Ok. Però... Ah, qua. Perfetto, questa è la strada che facciamo sempre. Genova, Nizza. Eh sì, ragazzi, questo è il nuovo ponte. Questo è il nuovo ponte. Ok. Bello però. Ah, ci sono anche i pannelli solari per le luci. Ottimo. Vabbè. Ragazzi, questo è un nuovo ponte. Devo vedere quello là reale perché non l'ho visto ancora. Ma sì, questo qui è il nuovo ponte di Genova, che passa su Genova. E va poi a Milano. A Milano? No, a Torino Nizza. Ok. Va buono, ragazzi. Questo è quanto. Vabbè, io fuori non ci posso andare. Ah, vi devo far vedere le impostazioni per come impostare lo sterzo, sterzare con i mouse. Andate su controlli. Qua avete solo tastiera, tastiera sterza con mouse e tastiera sterza con mouse, inclusi i pedali. I pedali sarebbero, cioè, destro e sinistro. Penso che sia accelerazione con il sinistro e freno col destro, una cosa del genere. O tutto all'incontrario. Accelerazione col destro e freno col sinistro, che è più sensato. Vabbè, questo è quanto, ragazzi. Io mi metto solamente tastiera perché abbiamo fatto questa nuova esperienza. Ritorno. E vabbè, ragazzi. Da una certa parte è tutto, abbiamo visto il nuovo ponte di Genova e cioè che passa su Genova e a posto di quello Morandi che purtroppo è caduto e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.